Nel collegio romano, durante il primo anno, si studiava la matematica. Il secondo anno si dedicavano 4 mesi circa allo studio dei 4 libri della geometria euclidea, 1 mese e mezzo alla matematica applicata, 2 mesi e mezzo all'astronomia e 2 mesi alla geografia. Il tempo residuo del semestre era dedicato allo studio dei libri 5 e 6 della geometria. Il terzo anno invece si dedicavano 2 mesi allo studio dell'astrolabio, 4 mesi ai principi dei pianeti e 3 mesi alla prospettiva. Il resto del tempo veniva impiegato per studiare la fabbricazione di orologi e il calendario della Chiesa.